Thank you.
Buonasera a tutti, benvenuti. Prima di tutto ringrazio la Corte dei Miracoli per averci invitato. Bellissimo posto, ci siamo stati un po' tutti perché è un po' la casa dei musicisti qui a Milano. Presento subito i miei compagni Paolo D'Aloisio al sax e Alessandro Ferrari alla batteria. Questo progetto si chiama Irusu, Irusu Project, è una parola che viene dal giapponese e indica una mancanza. In realtà noi l'abbiamo scelta principalmente perché i giapponesi la usano per... Lo dico, okay. Merita, perché... La dico dopo il prossimo brano. Vero? No, non lo dico, meglio se non lo dico. Il primo brano che abbiamo suonato si chiama appunto Ikigai, perché siamo sulla scia giapponese, e non vi dico cosa vuol dire. Il secondo brano si chiama... Lo sappiamo. Ah, il secondo brano si chiama Casa Buona. Adesso quello che suoneremo è un brano dei Coldplay, un po' a sorpresa. L'abbiamo leggermente riarrangiato per questa formazione. Grazie.
giapponese si dice spazio. Visto che ti è rimasta. Non te lo dico, a fine concerto lo dico. In bagno. In bagno. Thank you.
Allora, abbiamo suonato un blues che simpaticamente, perché sono simpaticissimo, l'ho chiamato Blues Lee, che in giapponese, si dice... che in giapponese vuol dire... Quindi, risatina, ha funzionato. E, poi abbiamo suonato... Basta, abbiamo suonato questo qui che si chiama Back to Life. Vediamo solo noi perché fino a 20 minuti fa non avevo un titolo praticamente. Ed è Idea 5, il titolo stampato. E adesso suoniamo un grande classico che non nomino neanche, lo riconoscerete, ma sarà un po' rivisitato da noi. Idea 6. No, un classico del jazz. Lo fa la Baldora. Thank you.
Allora, siamo all'ultimo brano. Questo, per chi non l'avesse riconosciuto, era Cantaloupe Island, che non ho scritto io. E il prossimo brano, e con questo vi salutiamo, si chiama How I Met You. No, When I Met You, vabbè, è uguale. Quello è il figlio. How I Met Your Mother. Vi presento ancora Paolo D'Aloisio al sax. Alessandro Ferrari alla batteria. Un grande applauso per Dario Spezia. Noi siamo i Rusu Project, ci trovate sui social, ci sto lavorando io malissimo, ma ci trovate lì. Grazie. E grazie ancora alla Corte dei Miracoli. A seguire la jam, quindi ancora musica e ci divertiamo.
Irusu. Che significa? Ah, devi dire perché adesso. Basta che mettete like a Instagram. Cioè, per quello, no? Così, piegato, posso? No. Allora, Irusu, ho detto ma... ho detto mancanza, in effetti poi vuol dire mancanza, ma i giapponesi lo usano per dire quel momento in cui si è in casa ed è evidente che si è in casa, quindi luci accese, la televisione che va, suonano alla porta e fare finta di non essere in casa. Questo è Irusu, far finta di non essere in casa. Anche su Google. Sì. E quindi...